San Bartolomeo in Galdo, un paese del sud, un paese che muore. Interroghiamo le donne, quelle che sono rimaste. I loro uomini se ne sono andati in cerca di un lavoro che qui non esiste. Al nord, Torino, Milano, all'estero, Germania, Svizzera e più lontano, Canada, Venezuela. Molti si strappano per sempre dal paese e con le famiglie. Qualcuno spera di riportare un pezzetto di fortuna nella vecchia casa. Fa il manovale. Sì, no, deve lavorare per... ci abbiamo i figli. Appena tre femminucci, un maschietto, dobbiamo lavorare per sacrifici. Ci abbiamo comprato questa casa e non abbiamo i soldi. Sono 30 anni che facciamo sacrifici. E qui non c'è lavoro e deve andare sempre via. Quanti di loro vengono dal sud? Senza voltarsi indietro arrivano a centinaia, giorno su giorno, 40.000 ogni anno, si nascondono nel vecchio centro. Lasciano una realtà amara per affrontare un destino difficile. È qui, molto prima delle case nuove di periferia, che vivono gli emigrati del sud, di ogni parte d'Italia. Case lasciate dagli antichi inquilini, abitazioni di passaggio, un anno, 5, 10, 20 anni. Tane per sperare un remoto benessere, sognare un ritorno spesso impossibile. Perché hanno strappato le loro vecchie radici? Cosa lasciano? Da dove vengono? Qualcuno certamente da San Bartolomeo in Galdo, nel Sannio. 70 chilometri da Benevento, 70 da Foggia, 70 da Campobasso, nel cuore del sud. La terra. Terreni di seconda, terza categoria, abbandonati. Qualche lembo per la fatica delle donne, quelle che sono rimaste ad aspettare gli uomini lontani. Per i vecchi, quelli che sono tornati. San Bartolomeo. 20 anni fa contava ancora 12.000 abitanti. Oggi il comune ne registra 7.500, ma le cifre sono bugiarde. Mettono in conto gli emigranti stagionali. In realtà sono rimasti le donne, i bambini, i vecchi soprattutto. 5.000 persone che vivono sulle rimesse degli emigrati. Lo spopolamento del meridione significa anche la cancellazione della fisionomia dei vecchi centri. La chiesa madre per una sede arcivescovile che non esiste più. La chiesa dell'Annunziata. Storie del passato che non torneranno mai. Il Palazzo Catalano. Gli emigrati di San Bartolomeo sono un rigagnolo nel fiume di 230.000 emigranti che ogni anno lasciano l'Italia. È una goccia nel mare di gente che sale al nord. Milano, Torino, Genova. Qualcuno ritorna. Io sono un padre di famiglia e qui, per mancanza di lavoro, ho dovuto emigrare due volte in Albania e una volta in Corsica, e anche i miei figli hanno dovuto partire all'estero per guadagnarsi il pane, e quindi qui non c'è niente da fare. Il lavoro è scarso e non si può andare avanti, e di più, come ci ho detto, hanno dovuto i miei figli emigrare all'estero. Uno fa il muratore, uno fa il carpentiere, un altro sta nell'ospedale a fare servizio. I miei figli, cioè i tre miei figli in Svizzera, ogni tanto ci mandano qualche cosa e così tiriamo anche noi, i genitori, avanti. Ripeto che qui, a San Bartolomeo, non c'è niente da fare. Ogni giorno tre corriere lasciano il paese. Sono quasi sempre vuote. Dove portano? A quali industrie? Verso quali speranze immediate? Da dove è possibile vedere all'orizzonte la propria casa? Il sud. Una terra di contraddizioni. Le sue isole del benessere. Gela. Le raffinerie. Un castello misterioso e inaccessibile nel grande deserto del possibile. Sono
sono la testimonianza che qualcosa si è fatto, si fa. L'intervento dello Stato, come un segno il sorgere dell'Alfa Sud a Napoli, 500.000 metri quadri di speranza, come una realtà è Taranto. Il rovescio della medaglia, l'iniziativa privata divora i prestiti dello Stato, una fabbrica a Pompei, i battenti chiusi prima ancora di lavorare. Battipaglia. Il tempo si è fermato a quel 9 aprile 1969. La collera del meridione che sembra esplodere interamente nella rivolta di una città. Un segno, il caos. 5 fabbriche di conserve chiuse. Una raffineria, una manifattura di tabacchi moribonde. Il male di Battipaglia si chiama disoccupazione. Interventi sbagliati, speculazione. I morti di Battipaglia, una donna, un ragazzo. La disperazione. È passato più di un anno dai fatti di Battipaglia. Ci sono state promesse, ma la realtà è la stessa di allora. Il volto del meridione, la disperazione, la rassegnazione, la contraddizione, il passato che si sovrappone al presente. I bambini della scuola di agraria di San Bartolomeo. Anche questo è un segno positivo questa volta. Ma basta. Se sono rimasti i giovanissimi accanto agli anziani, ai pensionati, alle donne, quali prospettive esistono? Quali speranze sono lecite? Io sono una figlia di un emigrato. Mio padre se n'è andato quando io appena ero nata. Poi sono 20 anni. È venuto qualche volta. E siamo 3-4 sorelle, 2 gemelle, un'altra più piccola di me. Siamo sole, cioè senza di mio padre. Ma da quanto tempo vostro padre non torna? L'ultima volta sono 7 anni, ha lasciato le bambine e ancora non nascevano e non le conosce proprio. E lei come si chiama? Ruggero Michelino. E mi racconti la sua storia? Mio marito è emigrato, sta in Svizzera e io e mio figlio stiamo qui a casa. Da quanti anni che suo marito fa questa vita? Sono 16 anni. Come mai gli uomini qui a San Bartolomeo vanno così in massa fuori dal paese? Perché qui non c'è lavoro e devono uscire. Ma per voi non ci sono possibilità di lavoro qui a San Bartolomeo? Noi, per noi giovani non ce ne sono di possibilità, perché non ci stanno fabbriche, perlomeno in vasta Italia. Che dovremmo fare? Andare a zappare? Oppure dovremmo emigrare?